Benvenuti in questa nuova puntata. In questo video andremo a vedere come si fanno le montagne. Infatti, per fare le montagne ci sono. Benvenuti in questa nuova lezione. In questo video andremo a vedere come si fanno le montagne. Andiamo a vedere come si fanno le montagne. Le montagne, poi andremo a vedere anche come si fa il mare, che l'abbiamo già visto, ma lo andremo a rivedere. Le nuvole, la luna e anche le rocce. Però principalmente oggi ci concentriamo sulle montagne, poi useremo anche lo stencil di un lupetto. È carino, eh? Non è difficilissimo e ovviamente lo faremo solo col bianco e il nero. Adesso vi spiego anche il perché. Andiamo a realizzarlo. Allora, come avete visto dall'introduzione, oggi andremo a fare un quadro in bianco e nero, quindi prendiamo subito il bianco e il nero e lo andremo a fare in verticale perché ci viene più comodo per fare la montagna, eh? Dopo voi lo potete fare come vi pare, però come avete visto io l'ho progettato bianco e nero, c'è un lupo, c'è l'acqua e quindi ho deciso di farlo in verticale. Quindi andremo a rivedere come si fanno le nuvole e andremo a riempire un'altra volta il foglio con il nero. Andremo a riutilizzare lo stencil e andremo a rifare il mare. Cominciamo! Allora, mettiamo le cap e voilà. Oltre alle bombolette bianco e nero ci servirà un pezzettino di carta tagliuzzato a mano per fare le nuvole. Se non sapete come si fanno, ho fatto un video appositamente, lo trovate sul mio canale. E poi ci servirà lo stencil del lupo. Se non sapete fare uno stencil, ho fatto un video appositamente, lo trovate sul mio canale oppure qui sopra, qui a destra. Non serve tanta roba, cominciamo. Ah, il sottovaso. Ed eccolo qua. L'ho preso di queste dimensioni, come vedete. Potete usarlo anche un pochino più grande, a vostra scelta. E cominciamo a fare il pianeta. Ovviamente io non vi rispiego tutto ogni volta come faccio le cose. Il pianeta sapete benissimo come si fa, se non lo sapete, andate a vedere il primo video del mio canale. Facciamo una luna come nell'altro mio video. Ovviamente sempre tutto nei miei video trovate, eh? Quindi qualsiasi cosa vi faccio vedere, a meno che io non vi dica che non lo trovate nei miei video, lo trovate nei miei video. La luna la trovate nel video del quadro e quei delfini. Facciamo cadere le nostre goccioline. E voilà. Mettiamo un pochino. Giornale. Ed ecco il giornale. Così, sapete, però guardate, stropicciamo un po', non troppo, tamponiamo, non strisciamo, tamponiamo, così, poi andiamo a pulire, giriamo, puliamo, giriamo e puliamo, giriamo e puliamo. Non tamponate sempre con la parte sporca, mi raccomando, se no viene uno schifo. Ok, non c'è più niente, vi facciamo un po' di luce da questa parte e un chicchignino di ombra, non troppo pesante, se no si va ad amalgamare col cielo. E aspettiamo che si asciuga o asciughiamolo con il tono o col fuoco, ma io non me la prendo la responsabilità per voi. Mi raccomando, se usate la fiamma è meglio che voi siate di fuori, se non volete far prendere fuoco il palazzo. Comunque, se usate la fiamma vi basta un accendino e una bomboletta di trasparente. Trasparente, non usate i colori perché se fa lo schizzo di colore fate un pantano. Accendete e voilà. Così. Io non lo faccio mai qui dentro perché... Non perché ho paura, ma perché mi trovo meglio con un fono da carrozziere, che è questo. Se vi capita di vedere che gli artisti di strada asciugano i quadri con la fiamma, è perché devono far asciugare velocemente il quadro, perché non hanno tempo da perdere, loro lì devono fare spettacolo, e anche perché di sera, d'estate, c'è l'umidità. L'umidità si deposita sulla vernice che si opacizza il disegno, quindi se noi andiamo a asciugare subito, il nostro disegno rimarrà più lucido. Questo vale anche se avessi un fono, però per strada ovviamente si usa la fiamma anche perché fa più scena. Quando asciugate, se usate uno di questi da carrozziere che fa veramente un calore assurdo, non state troppo vicino, non insistete troppo perché sennò
foglio fa le orecchie, ok? Anche quella fiamma fa le orecchie, quindi non esagerate mai. Dito per sentire se è asciutto, non nel pianeta, non sull'ombra, non sulla luce, sempre dove non possiamo rovinare niente, perché due volte su tre lo rovinate, se no. Questo è bello asciutto. E adesso ci poso sotto vaso. Prendo l'ombra e la luce. Mi raccomando, non voglio ripetere le cose mille volte. Mettiamo anche due pesi, tanto per, ok? E adesso gli andiamo a fare il cielo, tutto completamente nero. Quindi partiamo dall'angolo dove vogliamo. Sempre la tecnica di spruzzo avanti e dietro. Non fate così, non serve. Dovete avere il controllo. Mi raccomando, intorno al pianeta che sia bello colorato. Arriviamo, diciamo, qui. Voilà. Ora stelle, mi raccomando, mettiamo i guanti. Mi raccomando, le stelle, mi state mandando dei messaggi, dei vostri disegni. E le stelle sono fatte sempre malissimo. Sembra una cosa semplicissima, invece non lo è. Dovete fare le piccole, grandi. Usate la forza delle dita per farle più piccole o più grandi. Ok, basta così. Togliamo. E voilà, abbiamo la nostra luna. Adesso, siccome il disegno è in bianco e nero, dobbiamo creargli un contrasto per fare in modo che le nostre montagne si vedano. Perciò andiamo a fargli delle nuvole qua, così che poi noi andremo a creare diciamo la base nera delle montagne sulle nuvole che sono bianche invece, e avremo il nostro bel contrasto e avremo anche le nostre belle nuvole che ci fanno l'atmosfera. Magari prima un'asciugatina fa bene. Adesso prendiamo il nostro cartoncino per le nuvole. Vi basta un pezzo del cartoncino da disegno, lo strappate con le mani e vi regolate da soli su come vi piacciono le nuvole. Ovviamente è nell'altro video la spiegazione. Bomboletta ben sbattuta. Ok, facciamo le nuvole. Raga, mi raccomando, siamo bianco su nero, quindi qualsiasi cosa si vede, qualsiasi errore si vede. Cerchiamo di far rimanere il nero intorno nero. Ok. E voilà. Allora, adesso per fare le montagne ci sono vari modi, però adesso noi usiamo la tecnica più banale, quindi andremo ad utilizzare un pennello semplicissimo, andremo a disegnare le nostre sagome nere e poi gli andremo a dare dei tocchi di luce per dargli tridimensionalità. Poi farò vedere anche degli altri metodi per creare le montagne. Adesso utilizziamo questo. Io utilizzo questo pennello qui. È un pennello medio, lo uso per fare tutto, dagli alberi alle montagne o qualsiasi altra cosa. Ne ho solo uno e uso solo questo. Prendiamo uno scarto di cartoncino di qualsiasi cosa e andiamo a buttare un po' di vernice. Magari non facciamolo sul foglio, adesso lo faccio per farvelo vedere. Ok, così. Ce lo mettiamo di fianco e andiamo a creare la sagoma delle montagne. Ok, non siate troppo precisi, triangolari, perché sennò vengono brutte. Quindi un pochino con forme un pochino più naturali. Ok, guarda, facciamo una vetta, magari doppia. Ok, così. E voilà. Adesso riempiamo di nero. Andiamo a riempire, non so, fino a qua più o meno. Dopo davanti gli andiamo a creare delle altre nuvole per mascherare lo stacco. Okay. Non usiamo un chilo di vernice, cerchiamo solo di dare quella cera prima. Diciamo che questo qui è il metodo più lento per farlo, ma è anche il più preciso. Non è di certo il metodo da spettacolo, non è da effetto scenico. Però a noi qui non ci sta guardando nessuno, siamo nel nostro laboratorio.
Allora abbiamo la nostra sagoma nera della montagna e adesso per dargli tridimensionalità, che cosa bisogna fare? Martina? No. Giacomo? No. Marco? No. Brava Alessia, brava Alessia. Allora, praticamente la notte, se noi vediamo una montagna che dal vivo risulta nera e non vediamo la sua tridimensionalità, quando è che la vediamo? Quando esce la luce. Quindi bisogna dargli dei tocchi di luce per fare in modo che questa montagna diventi tridimensionale. Per dargli la luce ci servirà un pezzettino di cartoncino, così, ok? Cerchiamo di tagliarlo pari. Usiamo sempre una parte un po' rotta, non usiamo la parte liscia del taglio del foglio, non va bene. Dobbiamo avere una specie di cosa un po' ruvida, un po' pennellosa. Ok, adesso, a seconda di quanto è grande la montagna, noi ci prenderemo il pezzettino. Se questo quadro fosse molto grande, avrei fatto un pezzo così. Invece adesso uso questo pezzettino qua. Per fare correttamente la luce, dobbiamo sempre immaginare che la nostra fonte luminosa arrivi sempre da un punto preciso, quindi come può essere quello del sole, quello di un faro, quello che vi pare. Però arriva sempre da una parte più che da un'altra. Adesso noi immaginiamo che la luce ci venga da questa parte, che è la mia sinistra e forse è la vostra destra, non lo so come si vedrà al video. Bianco! Spruzziamo, non sopra il foglio, spruzziamo un po' di bianco, ok? Ce lo posiamo vicino e intingiamo il nostro pennellino artigianale. Allora, quindi se la luce arriva da sinistra, noi avremo la luce da questa parte della montagna. Ok, quindi andiamo a lavorare a delle creste, così. Qui dovete sperimentare voi la mano. La montagna accade quando iniziate a fare le mosse giuste, comincerete a vedere che la montagna comincia a prendere tridimensionalità. Quindi andiamo a fare le nostre creste. Ok, questa per esempio, dobbiamo pensare, questa vetta è davanti o è dietro? A seconda di come noi tiriamo giù la luce, apparirà. Adesso io voglio fare che questa vetta appaia davanti, perciò vado a tirare giù la luce fino a qua. E come per magia, questa montagna sembrerà davanti, mentre questa dietro. Ok. Così, non facciamo delle campiture di colore, dobbiamo essere diversificati, questo purtroppo dovete sperimentarlo da soli. Ok, stessa cosa per le altre. Andiamo a seguire quello che abbiamo fatto, la nostra sagoma nera, poi facciamo qualche ritocco alla fine. Vi garantisco che è divertente. Okay. Stessa cosa qui, questa però la teniamo dietro, facciamo venire davanti solo qua, ok, così. Il nero che resta nero suggerirà al nostro cervello che quella è l'ombra e tutto prenderà tridimensionalità. Il nero è sempre la base di tutto, o almeno lo scuro, perché rappresenta sempre l'ombra. In tutte le cose c'è una parte di ombra e una parte di luce. In questo momento io ho della luce qua e dell'ombra di qua. Giusto? Questo che rende la mia faccia tridimensionale, se no sarebbe piatta. Se spegniamo la luce diventa una sagoma nera. È una montagna abbastanza banale, ma avrà il suo impatto sul disegno. Le creste cercate di non fargliele sfilacciate. Adesso gli vado a dare qualche colpetto di luce un po' più intensa, perché in realtà questo è grigio, perché si è mescolato col nero sotto. Adesso l'asciugo un pochino, così il mio bianco resterà più bianco, gli darò qualche colpetto di luce in più, che gli darà ancora più tridimensionalità.
Ok, adesso nuvole davanti per andare a coprire così. Ok. Prendiamo una spatola o un foglio per fare la divisione. Per fare il mare andiamo a buttarci una base nera. E luce. Il mare ve l'ho fatto vedere in un altro video. Però questo è più semplice ancora perché è solo bianco e nero. Togliamo. Dito lo usiamo tutto, si deve sporcare tutto, non usiamo solo la punta, mi raccomando, è l'errore più classico che si possa fare. Teniamo il disegno da una parte e cerchiamo di muovere il dito in maniera dritta. Se la luce è venuta troppo via, riusiamo la spatola, possiamo rispruzzare. Per riempire, qui gli vado a dare un po' di bianco per coprire questa brutta linea. E voilà. Qui gli vado a fare una roccia e gli butto quindi del bianco. Così. Gli ributto del nero. Così. Giornale. Vado a fare la mia roccia. Ok. Anche questo lo trovate nell'altro video. E adesso lo andiamo a enfatizzare con una spatola. Gli tiriamo fuori un po' di luce del foglio che c'è sotto. Così. Voilà. Così. Invece voglio fare una roccia qui per mettersi un lupo, come avete visto nell'intro del video. E diciamo che è un po' rischioso da fare se siete le prime armi, però io ve lo faccio vedere lo stesso. Ve lo faccio così, così. Ok. Come per la roccia, sto facendo un'altra roccia, però questa è una roccia, diciamo, è una rupe, una piccola rupe. Così. Adesso qui andrò ad utilizzare la mano dentro il giornale. Questo è un mio metodo. Così me lo tengo, perché così non vado, il giornale non mi va a sporcare il foglio. E poi gli vado a fare, diciamo, dei piccoli tamponamenti. Quindi vado a creare col dito una sorta di pavimento. Con la spatola gli vado a enfatizzare un po' di luce. Adesso deve asciugare bene perché si deve posare lo stencil. Ok, adesso io in maniera un po' avventata gli vado a mettere sopra lo stencil, ma vi giuro che ci metto pochissimo, non lo faccio appiccicare. Qua. Lo mettiamo qui. Così. Non spingo troppo, se no davvero si appiccica. E il quadro è finito. Ok. E adesso fatelo voi. Semplice ed efficace. Dai, andate a fare le vostre montagne, perché le montagne sono divertenti da fare.
Vi renderete conto che quando voi avrete la vostra macchia nera, quindi solo fatta a pennello, e comincerete con il cartoncino a dare dei punti luce, quindi sempre d'occhio la fonte, quindi in questo caso viene da di qua, comincerete a fare queste creste e a un certo punto il vostro cervello comincerà a percepire la tridimensionalità. Dal momento in cui il vostro cervello comincerà a percepire la tridimensionalità, allora comincerete ad avere padronanza dei tocchi. Quindi comincerete ad avere una sorta di onnipotenza nel fare le creste. E ne metto una lì, ne metto una lì, e allora vedrete che tutta la montagna prenderà vita e tridimensionalità. Però all'inizio dovete andare un po' a caso, sempre con i miei insegnamenti, ovviamente, sicuramente ci metterete di meno, avrete capito un pochino di più la logica, però cominciate da un tocco e vedrete che il vostro cervello vi suggerirà il resto. Ciao!